stata cooptata perché avevo rinunciato per ascoltare voi e questo mi farà inevitabilmente essere breve. Allora aggiungo agli 8 punti, ehi, ascoltami, 8 punti, ai tuoi 8 punti, altri 2 punti. Uno è un invito, ecco, userò i miei 3 minuti per una ragione che spero vada bene a tutti. Uno è un invito, in questo caso ve lo faccio innanzitutto come donna della sinistra di Milano, e cioè che così come noi oggi siamo stati ospitati tanto gentilmente, e ringrazio tutti i nostri amici, davvero tutti, ovviamente a partire da Alessia, Andrea e gli altri, qui a Bologna, l'invito è che voi siate presto, prestissimo, ve lo faremo sapere per tempo, ospiti a Milano, dove cercheremo di prenderci qualche ora in più, quella che oggi inevitabilmente ci è mancata, dico inevitabilmente, perché tante sarebbero le cose da dirci dopo un voto come questo, prenderci qualche ora in più anche in 1 o 2 giorni e poi magari la sera andare a visitare tutti insieme l'Expo. Questo è, diciamo, il 9° punto che io offro alla vostra attenzione. E il 10° punto, guardate, qui porto un punto di vista. Io nel venire soffro l'automobile, non ho potuto leggere nel dettaglio la lunga intervista riportata da Repubblica di Ezio Mauro di ieri al segretario e premier Renzi, e non ho potuto ascoltarla per le stesse ragioni per cui, ahimè, mi è spiaciuto tantissimo, non potevo essere con voi a dibattere, o perlomeno anche lì ascoltare e imparare dall'incontro qui alla festa ieri pomeriggio voluto da David Ferrari e da tanti altri, con Carlo Galli e amiche e amici del sapere, dell'associazionismo, eccetera. E quindi leggo, mi devo attenere alla lettura, e sarebbe lunga, l'avete vista, non mi permetterei 2 minuti ancora di fare. Però c'è una frase, vedi, non ho preso gli occhiali, non mi aspettavo di essere chiamata. La domanda di Renzi è: se il partito della nazione in lei è evocato, significa, e risponde Renzi: ovviamente sogno un partito della nazione, nel senso che sappia parlare con tutti, senza il puzza sotto il naso. E poi aggiunge, puntini, puntini, partendo però dalle radici di quello che sei. È una cosa un po' diversa da quella che ho in mente io. Io non sogno un partito della nazione, io sogno un partito democratico che non perda il suo popolo, sogno un partito democratico che sappia essere un partito di centrosinistra, che sappia allargare i suoi confini. E sogno risolutamente non solo che la chioma di quel partito si allarghi, ma si allarghi, non dico con la puzza sotto il naso, questo no, ma mettendo dei filtri, questo sì, perché vedete, il punto di fondo della vicenda è in questo particolare, e anche nella battuta di un'intervista i particolari, dove metti le virgole o dove metti le parole, non è secondario, al contrario, fa la differenza, in questo caso del tuo futuro e della tua identità. Perché vedete, e chiudo, mi ero anche scritto un intervento per dirvi che vi ho pensati tutti e che mi piace tanto dialogare con voi e dire anch'io, come avete fatto in tanti altri, con qualche minuto in più quello che penso. E dovendo chiudere, vi lascio con questo messaggio e l'appuntamento. Perché vedete, lo ha detto molto bene Jessica, l'hanno detto in tanti, insomma, le astensioni, quelle astensioni non sono rimovibili. Lo diceva prima Francesco, tutti lo avete sottolineato, non sono rimovibili, perché certo in quelle astensioni c'è anche un ex popolo del centrodestra orfano, o c'è la ribellione, il disgusto contro la politica. E d'altronde è molto difficile parlare con donne e uomini
attanagliati, toccati dalla crisi, con paginate e paginate su quello che avviene a Roma, ma prima che era avvenuto in altre città d'Italia. Ma in quelle estensioni ci sono soprattutto, io uso questo aggettivo, gli avviliti della sinistra. Guardate, avviliti ma non rassegnati. Avviliti in che senso? Non sono nostalgici. Non sono nostalgici perché soltanto un anno fa quelle stesse persone, quelle stesse donne, quegli stessi uomini, è questa la riflessione che noi proporremo in direzione lunedì, lo hanno votato Renzi. E badate, hanno votato il Premier e Renzi con qualche buona ragione, io arrivo a dire. Perché sono qui con sentimenti contraddittori anch'io? Con qualche buona ragione, cioè con la voglia di aggrapparsi a una speranza, persino a una speranza disperata o una speranza positiva, per chiudere, per operare una cesura con un passato di umiliazioni per la sinistra, perché vedete, lo dico in questa terra, ma i 101 di Prodi non sono rimovibili. Come siamo andati a quella campagna elettorale ci riguarda tutti. Il fatto che il centro-sinistra voglia vincere e cambiare non è una cosa che in queste terre, come ci hanno detto Bonaccini, Rene, non sia sentito fino in fondo e non sia tra i nostri doveri. Eppure molti di quelli che hanno affidato le loro speranze a Renzi non si sono sentite di, come si dice, reinvestirle. Ecco lì la domanda che riguarda tutti noi, perché un voto, io sono d'accordo con Francesco, che non può essere la cui lettura e il cambio di passo, arrivo a dire il cambio di prospettiva radicale, riguarda tutti, riguarda anche le minoranze. Riguarda anche le minoranze. Eccola due giorni a Milano o in un'altra città, perché dobbiamo pensarci, riflettere, avanzare proposte. Ma dice una cosa, che nessun leader, fatemi finire su questo, neanche il migliore, neanche il più forte, può bastare a se stesso. Dice un'altra cosa, che in Europa è aperta la ricerca per rifondare quasi una sinistra e un centro-sinistra, un pensiero democratico che sappia sconfiggere l'ondata di destra che si presenta con vari volti nuovi. Ma vedete, quella sinistra europea, il Partito Socialista Europeo che si interrogerà fra qualche giorno, sa di non essere autosufficiente e dovrà guardare a Tsipras, esattamente come i due leader in Spagna, il leader del Partito Socialista Spagnolo e il leader dell'Indignato, dovranno sapersi ascoltare e incontrare. E allora il punto che non vedo ancora una volta in questa intervista è: tu, appunto, che sei il partito più grande, hai o non hai la responsabilità oggi di costruire ponti col civismo, con la società? Ma se persino il Papa, se persino il cardinale della mia città, Scola, che non appartiene alla parte più progressista della Chiesa, dice che c'è bisogno di una scossa, lui si rivolge ai cattolici silenti contro il dilagare della Lega. Se persino lì non ci si sente autosufficienti, tu, Partito Democratico, sei quello che deve fare ponte, costruire un nuovo centro-sinistra sociale, culturale, ideale, politico e aggiungono il combattimento, o no? Questo è il compito non risolvibile neanche con qualche accorgimento programmatico ora. Io voglio vedere, quando Renzi dice rivedrò la scuola al Senato, cosa significhi intendere. Bene se intende bene, dico bene se intende bene. Ma ancora una volta in questa intervista, e fatemi finire, alla domanda di Mauro risponde il Premier: se non avessi usato un tono muscolare, la riforma elettorale non ci sarebbe. E allora ancora non hai voluto intendere e capire. Perché vedete, tutti volevamo la riforma elettorale. Semplicemente io intendevo che una riforma elettorale non dovesse rappresentare uno spirito autosufficiente. Torniamo al punto. Nessun leader basta se stesso. Non una riforma elettorale basta se stesso senza un popolo in cammino che condivida
non solo i programmi, badate, ma qualcosa di più, i sentimenti, le passioni. Come dico io, ritrovi una canzone comune. Senza di questo nessuno potrà pensare la prossima volta di farcela, e io voglio farcela. Voglio un governo per il paese con il nuovo centrosinistra, senza bisogno di stampelle di larghe intese o di stampelle ultra moderate. Voglio questo, per questo io sono nel Partito Democratico, per questo io mi rivolgo a voi, per questo però anche noi dobbiamo essere insieme più orgogliosi di quello che abbiamo fatto fin qui con Gianni, e grazie a Gianni, e insieme più esigenti di noi stessi. Anche noi dobbiamo essere più curiosi, più capaci di sperimentare, più capaci di allargare, più capaci di mescolare. Questo è il nostro compito, e per questo serve una grande sinistra ripensata, moderna, coraggiosa nel Partito Democratico. Senza di che, badate, non è che non c'è una minoranza, non c'è una parte del popolo, e il Partito Democratico semplicemente non è.